Amici, buongiorno. È veramente un piacere trascorrere queste prime ore del mattino e godere di questa bellezza, di questo mare che è sempre più bello in questi giorni, di questo cielo sempre più limpido e di questa spiaggia sempre più accogliente. Ieri mi è capitato qualcosa di particolare, qualcosa che mi ha fatto capire che il caro amico del quale sto per narrarvi un po' della sua attività, un caro nostro cittadino che si è impegnato dal punto di vista amministrativo, sportivo, culturale in tanti anni di sua permanenza a Gioia Tauro. E molti lo ricorderanno certamente, anche se sono trascorsi 5 anni dalla sua dipartita. Certamente è uno dei figli più cari alla nostra città. È stato un regista, forse l'unico regista a livello nazionale e internazionale che Gioia Tauro ha avuto. Sì, cari amici, avrete già di certo capito di chi desidero parlarvi questa mattina. Sì, è del caro amico Nick Nostro, Lo ricorderete certamente, anche perché negli ultimi anni ha portato avanti la sua attività in via Roma, facendo il centro di molte attività. Il suo negozio era un punto di riferimento per tante persone. Persona colta, intraprendente, partì da Gioia Tauro nel 1957, era nato a Gioia Tauro nel 1931, dopo aver completato gli studi, sempre per la sua passione rivolta alla pellicola, riuscì ad incontrare un famoso regista di quegli anni che era Montero, con il quale fu aiuto regista per oltre 15 film. Dal 1962 iniziò la sua attività di regista. I registi che lo portarono alla realizzazione di oltre 15 film. E quello che maggiormente gli ha dato grande soddisfazione è stato Spartacus e gli Invincibili Gladiatori, che andò in giro per le sale di tutta Europa. E lui era fiero di questo suo film. E io lo incontravo spesso a Roma in quegli anni, perché io ho vissuto per 3 anni a Roma e lui spesso veniva a ricevere consigli dallo zio su come fare, su come agire, su come comportarsi. E vi racconto un piccolo aneddoto: che una sera siamo andati a trovarlo sul suo set a Cinecittà. Stava girando il film con Tina Pica, e il film era La Pica sul... adesso in questo momento mi sfugge. Era un film molto esilarante, diciamo. La pica sul Pacifico. Quindi, guardando il set, poi Nick si porta a visitare un hangar molto importante. Era, come vi ripeto, il 1959. E io, ragazzino, restai esterrefatto nell'entrare in uno degli hangar dove stavano per essere girate il film, alcune scene del film Ben-Hur. Ecco, questo è il mio ricordo di quegli anni. Ma oggi desidero intrattenervi anche su un altro aspetto di Nick Nostro. Nick Nostro è stato un fine scrittore. Ha lasciato molti scritti, ma quello che mi preme portare alla vostra conoscenza è che la maggior parte, diciamo, come anche io fino a poco tempo fa, a poco prima della sua morte, disconoscevo. E il suo libro, con il quale vinse nel 1957 un concorso indetto dall'amministrazione comunale dell'epoca sul tema La storia di Gioia Tauro. Ecco, lui ha ricevuto il primo premio,
E il libro questa mattina ce l'ho in mano ed è questo qua. Gioia Tauro, dalla preistoria al 1960. È un libro di oltre 200 pagine, dove l'amico Nicky Nostro narra la storia della nostra città, raccontando anche dei particolari inediti e dal quale si ricavano veramente molte, molte notizie. Ecco, vi leggo un attimino la motivazione del premio, che all'epoca fu oggetto di un articolo sulla Gazzetta del Sud. Assegnati i premi per le opere su Gioia Tauro. Gioia Tauro, 29 dicembre 1957, quindi vi parlo di 62 anni fa. Sono stati assegnati i premi per il concorso su un'opera storico-informativa bandito nel 1957 nel corso del primo agosto gioiese. La commissione formata dal professor Alfonso De Franciscis, presidente, dal dottor Giuseppe Veneziano, dalla professoressa Matilde Sprizzi, dal dottor Sante Irrone, dal comandante Rocco Sciarrone, sindaco di Gioia Tauro, dal professor Antonio Arlacchi, vice sindaco di Gioia Tauro, e dal cavaliere Antonio Teramo, dopo aver passato al vaglio le opere presentate, ha deciso di assegnare i premi nel seguente modo. Primo premio di lire 200.000 lire all'opera presentata con il motto Calvero, sì, risultata del nostro contadino Nick Nostro. Secondo premio di lire 100 all'opera da Metauria di Gioia Tauro, da Gioia Tauro, dal dottor Vincenzo Avvocato Pietro Sorace e del ragionier Ferdinando Chiodo. Terzo premio di lire 100.000 all'opera del dottor Lino Capri, contrassegnato col motto Ab origine fama. Quarto premio, non specificata, assegnato all'opera del compianto avvocato Genova e consegnato col pseudonimo di Alba. Ecco, questa è la motivazione, questo è un ricordo. Certamente leggere il libro sarebbe molto lungo, però l'amico Nick, con molta maestria e con molto impegno, perché dovete capire che in quegli anni Internet non esisteva, quindi molte ricerche venivano fatte nelle biblioteche e quindi tante notizie venivano semplicemente appurate dai libri. Inizia con la storia antica di Gioia Tauro, per passare successivamente all'archeologia, alla geografia, all'industria, allo sport, alla demografia, alla geografia. Ecco, verso la fine elenca determinate situazioni che a Gioia esistevano in quegli anni, e quindi è molto bello recuperare molte di queste notizie. Non lo so, vi leggo semplicemente qualche cosa, perché in effetti, diciamo, sono notizie che sì, si sanno, ma se non vengono in qualche maniera manifestate è difficile capire. Parla del Petrace e dice: questo fiume trae la sua origine principalmente dai fiumi Marro, Calabro, Duverso e Razzà. Il Marro nasce ad una quota di 1000 metri sul livello del mare, in località detta Piano dei Corvi, e a 27 km di corso. Il Calabro nasce a Monte Scorda e a 19 km di corso. Ecco, sono notizie, diciamo, che in qualche maniera sono anche, diciamo. Poi parlo di una certa sistemazione della valle del Petrace. È curioso, è stato usato del granito, dice, esistente a Capo Zambrone e ad Anicotera, ed è formato da grossi cristalli di feldspato, una delle migliori pietre da costruzione, e riporta, sì. Poi continua con spiegando, diciamo, un po' la storia del passato di Gioia Tauro, e come vi dicevo, alcune notizie che, come vi dicevo, si sanno, come per esempio questa, sì, insomma, il nome di Gioia compare per la prima volta in un registro di Carlo D'Angiò nel 1271, dove si parla dei tenimenti di Vita e Cala, di pertinenza del vescovo di Mileto. E 5 anni dopo, secondo i registri Angioini nel Regno di Napoli e la popolazione calabre nel 1276, la pagina 43 dell'archivio storico
per la provincia napoletana. E quindi Gioia, oggi Gioia Tauro, nel 1276 contava 22 abitanti, pagando un imposto complessivo di 0 once, 13 tari e 4 di grano. Andando avanti, l'amico Nick fa una cronistoria con piccole, diciamo, frasi, partendo dal 1277. Sì, ve ne leggo alcune perché sono moltissime. Quindi nel 1764, riferisce Nick, per la persistente siccità dell'inverno si ha in tutta la Calabria una grande carestia seguita da mortalità. Ecco, ce ne sono molte di queste notizie. 1894, 16 novembre, ore 16:15, ore 12, due leggere scosse su Gioia Tauro e Piane, in seguito alle 18:52, altra fortissima scossa di maremoto. Ecco, nel passato questi terremoti non mancavano assolutamente. Ecco, per raggiungere poi al 1915, dove dice, si riferisce alla guerra mondiale, Gioia Tauro perde 59 suoi figli, ricordati con una lapide posta sul frontale del Palazzo Municipale il 4 di novembre. Ecco, di seguito elenca, diciamo, l'amministrazione comunale di quel tempo, tutti i sindaci a partire dal 1809, il primo sindaco a Gioia Tauro del 1809 al 1815 fu Giovanni Attisano. Ecco, tanti piccoli particolari che non si conoscono, grazie a questo libro che è diventata storia della nostra città, apprendiamo quanto accadeva anche in quel periodo. Continua a parlare di archeologia, parla, come dicevo, di geografia, ecco, notizie dal punto di vista industriale, commerciale. Dice: il Dazio, proporzionalmente al territorio, quello di Gioia è il più importante Dazio del meridione d'Italia. Il suo incasso annuo si gira sugli 80 milioni. Ecco, sì, su questa tassa, diciamo, il comune incassava questo albergo. Poi elenca le società di mutuo soccorso, elenca i professionisti di quel tempo e quindi via via, diciamo, conclude il suo libro con delle tavole demografiche. Sì, sono delle tavole. Naturalmente è un libro che è ciclostilato, sì. Si usava il ciclostile di quel tempo. Ecco, non mi posso dilungare più di tanto. Comunque, questo è il mio ricordo di Nicchi Nostro, di una persona per bene, di una persona che ha avuto sempre anche lui il bene della nostra città, impegnandosi, diciamo, nella vita sociale. Un caro amico. Questo libro me lo consegnò. E non vi nascondo, vi ripeto, che non ero neanche io a conoscenza di questo testo. Me lo consegnò, credo, un anno prima della sua dipartita. Venne in negozio e rimase con me parecchio tempo. Aveva desiderio di raccontarsi, come se presagiva, diciamo, qualche cosa. Ecco, concludo questo mio ricordo, Nick, leggendovi la dedica che mi fece su questo libro. A Franco. Buonsangue non mente. Nel caro ricordo di tuo nonno e di papà, fraterni amici di mio padre e mio, con grande gioia mi pregio donarti l'unica vera storia della nostra Gioia, con la quale ho vinto il primo premio nel concorso bandito dal comune nel 1957. Un caro abbraccio, Nick Nostro. Ottobre 2013. Ecco, concludo questo mio ricordo con queste parole ed è un caro ricordo ancora di questo nostro illustre concittadino. Ciao!